piccoli, benvenuti in questo video e benvenuti in questo nuovo modo di fare attività all'oratorio estivo. Mi presento, per chi non mi conoscesse, sono Roberto, sono papà di Anna, Giorgia e Lorenzo Ceruti. E perché sono qua? Sono qua perché, come vedete, mi piacciono i Lego e all'età di 40 anni ci gioco ancora. Ma voi direte, e quindi? E quindi in questi video, questo è il primo, vediamo poi quanti farne, vediamo se vi piace la cosa, ne faremo degli altri. In questi video voglio lanciarvi una sfida. Vi farò vedere un po' di tecniche di costruzione, vi farò vedere un po' di pezzi speciali che magari non conoscete bene oppure che non sapete che con quei pezzi si possono fare delle cose fantastiche. Vi farò vedere, vi farò sbirciare qualche cosa di quello che sto costruendo io in questo momento e soprattutto voglio vedere le vostre creazioni. Partiamo subito da questo video, quindi dal tema della prima sfida. La prima sfida vede voi protagonisti con i vostri amici. Come sapete, quest'estate non possiamo fare questo, non possiamo andare di là, non possiamo andare di qui, non possiamo andare al parco, e invece noi oggi coi Lego lo faremo, perché voglio vedere, vorrei vedere una scenetta dove voi e i vostri migliori amici o dove voi e il vostro gruppo di amici vorreste essere in questo momento. E attenzione, può essere un posto vero, un luogo qui a Ispra, un luogo in vacanza, può essere il mare, può essere la montagna, ma può essere anche un luogo di fantasia. Non abbiamo limiti, ragazzi, può essere lo spazio, può essere un mondo che non esiste, può essere un sogno, può essere qualsiasi cosa. Ragazzi, largo alla fantasia, spazio alla creatività e stupitemi, ok? E adesso passiamo a due tecniche di costruzione. Eccomi qua! Allora, come prima tecnica vi faccio vedere questo. Questa è una mia piccola creazione che ho fatto poco tempo fa. Come sapete, i Lego o si va su, o si va a destra, o si va a sinistra, insomma sono dei quadrati, sono dei mattoncini. Eppure si possono fare anche queste cose qui. Come? Attenzione, perché una volta che scoprite queste cose avete veramente l'infinito da poter realizzare. Si possono fare con dei pezzi di Lego, ok? Che permettono questi movimenti, ok? Quindi vi faccio proprio vedere, scusate, lo faccio al momento. Ci sono varie tipologie, questo è veramente uno dei tanti, quindi c'è un incastro maschio, un incastro femmina, e noi con questo incastro, e ripeto, tanti altri tipi di incastro, possiamo dare l'inclinazione che vogliamo, e qui ci si apre il mondo, ragazzi e bambini, veramente si apre un altro mondo. Basta avere molta fantasia e creatività, cosa che voi ragazzi avete sicuro, e potete costruire quello che volete. Un altro pezzo molto interessante, che è nato relativamente da poco, è sempre un incastro, ma è un incastro snodato, ovvero questi, che possono essere così o anche dritti, ok? Snodato perché ha questo pezzo, questa femmina con la sede della sfera e questa che ha la sfera, ok? Voi con queste non potete fare solo su e giù, così, ma potete fare tutti questi movimenti, ok? Quindi voi con questo e anche questo potete realizzare l'impossibile, ok? Con questi due piccoli trucchetti, con questi due piccoli oggettini, potete sviluppare le vostre creazioni in qualsiasi direzione, ok? Passiamo al mio pezzo preferito, vado a prenderlo. Eccolo qua! Questo, ragazzi, è il mio pezzo preferito. Sarà perché è nato tanti anni fa, quando ancora giocavo da ragazzo, ed era uno dei pezzi proprio wow, che hanno inventato e che ci ha permesso di fare veramente un sacco di cose nuove. Ma anche perché è uno di quelli che uso maggiormente. Vi faccio vedere cos'è. Non vi dico i termini tecnici, non ci servono i termini tecnici in questi video, dobbiamo divertirci e giocare. Come dicevo all'inizio del video, Lego sono mattoncini, o vai su o vai a destra o vai a sinistra, ok?
e quindi per esempio io potevo fare questo, ma se io questo lo giro e questo lo metto di qua, io posso iniziare a costruire anche in un'altra direzione, ok? Quindi mi si apre veramente un mondo, io ho la possibilità di costruire in su ma anche lateralmente, ho due dimensioni nel quale spaziare e questo è veramente fantastico. Vedete, io posso costruire veramente qualsiasi cosa e è facilissimo riconoscerli perché questi pezzi qui, rotondi, pallini, pirulini, insomma tecnicamente si chiamano stud, però non siamo qua, ripeto, a imparare delle cose tecniche, tutti i nomi del mondo vanno benissimo, pallini, pirulini, cosini, gingillini, tutto quello che è inini va bene per riconoscerli. Abbiamo, li abbiamo sopra e li abbiamo di qua, quindi possiamo veramente inventarci il mondo. Ragazzi, per questo primo video io vi ho fatto vedere due o tre pezzettini, secondo me molto interessanti, con i quali potete sviluppare ancora di più una creazione. Adesso ragazzi vi porto a vedere due creazioni, due o tre cosine che sto facendo o che ho fatto in questi giorni. È un piccolo regalo che vi faccio perché solitamente nessuno vede le cose man mano che le costruisco. Si vedono direttamente negli eventi o nelle fiere dove vado quando è tutto finito. Però mi fa piacere in questo momento un po' particolare rendervi partecipi di quello che sto facendo. E dopodiché mi raccomando ragazzi, costruite, divertitevi, visto che siamo a casa, giochiamo insieme ai nostri genitori insieme e poi fatemi vedere le vostre creazioni, le vostre meraviglie. Dai, andiamo! Eccoci ragazzi, questa è la prima costruzione che vi faccio vedere. Questo è un... così, l'ho realizzata per divertirmi. È un calesse di cowboy, ok, quindi ambientato nel Far West, al quale hanno abbinato però un cavallo sbagliato. Per chi lo riconosce, questo è Fierobecco, ok, della saga di Harry Potter, e quindi insomma questo cavallo quando parte non è che corre, no, vola, quindi si sono ritrovati un po' spiazzati e col carretto sbalzato in aria. Infatti se vedete con questi pezzi trasparenti io ho fatto l'effetto di tutte queste cose che c'erano sul carretto sbalzate fuori, compreso poverina la moglie del cowboy. Ecco, questa è una cosa che mi piace molto, la faccio vedere. Questi sono bastoncini per i fiori, io li ho messi tutti insieme con questo pezzo, ecco, come quello che vi ho fatto vedere poco fa, e ho realizzato quei classici cespugli che vagano nel deserto come vedete nei film, Ecco, questo è il primo. Eccoci qua ragazzi, non spaventatevi, non sono io, ma questa è la roccia del Teschio. Come avete capito stiamo parlando di pirati, meglio ancora di Peter Pan, ebbene sì, perché sto realizzando l'isola che non c'è di Peter Pan, e quindi questo è un pezzo dell'isola che non c'è. Come vedete ho realizzato, come vi ho spiegato prima, in due direzioni tanti elementi fino ad arrivare a questa roccia del Teschio con un po' di erba, un po' di rami. Ovviamente poi va messa dentro a tutto quello che è la creazione. Comunque questo è un pezzo che ho costruito. E qui abbiamo la seconda creazione, sempre dell'isola che non c'è di Peter Pan. E questa qui è l'albero, ok, che fa da ingresso del nascondiglio segreto dei bimbi sperduti. Come sapete Peter Pan è abitata da bimbi sperduti insieme a Peter Pan, che tra l'altro entrano qui, guardate, Op, si va dentro lì, poi lì dentro vabbè c'è l'ingresso, ve la farò vedere bene un'altra volta. Tutti questi rami, tanto per tornare al discorso di prima, tutte queste inclinazioni e queste varie forme le ho date con gli snodi che vi ho fatto vedere poco fa, quindi questo è un esempio di quello che potete realizzare con quei pezzettini. Ok ragazzi, avete visto un po' di mie creazioni, spero che vi siano piaciute e soprattutto spero che abbiate visto un attimino quello che si può fare con alcuni pezzi che vi ho fatto vedere. Adesso io non vedo l'ora di vedere le vostre creazioni, la vostra fantasia e creatività. Mi raccomando, partecipate, divertitevi e vi aspetto al prossimo video. Ciao, buona estate!